Il calcio è fatto così, è fatto di episodi, tu sbagli il quarto gol e nell'azione dopo becchi il 3-1. E poi abbiamo fatto 5 minuti da pazzia pura, nel senso che non siamo stati più ordinati e prendevamo i contropiedi, siamo in vantaggio 3-1, prendevamo i contropiedi, no, dobbiamo essere più bravi a gestire la partita, il possesso palla, non voler strafare, qualcuno ha voluto strafare. Non siamo in un momento dove dobbiamo strafare, dove dobbiamo fare il punta e tacco, dobbiamo cercare di essere essenziali, perché in questo momento di classifica siamo a 42, dobbiamo farne ancora 6, 5 o 6 punti. Perciò la strada è ancora lunga, bisogna essere umili e pedalare. E entrare in campo, quando si entra in campo, con il coltello fra i denti, come abbiamo fatto, perché oggi fino al 70esimo, secondo me, abbiamo fatto una partita perfetta su tutti i punti di vista, sul pressing, sul gioco, sui cambi di campo che avevamo preparato. È stata perfetta, solo che è stata macchiata da questi 5 minuti che ci sono costati grandissima sofferenza. Mi scusi, una domanda specifica su Capone. Io ritengo non sia entrato bene in partita con la giusta concentrazione in una gara così importante e poi è entrato in un momento estremamente delicato. Questo è dovuto alla sua inesperienza oppure al fatto che lui possa sentirsi un po' demotivato perché, non so, non è entrato titolare, eccetera. Qui no, non si deve sentire demotivati nessuno. Siamo tutti dentro a una causa e la cosa principale è la salvezza. Cioè, tutti siamo dentro, non nessuno, tutti utili, nessuno indispensabile. Perciò, no, lui è entrato in campo, secondo me, forse è un ragazzo giovane che ancora non sa cosa vuol dire mantenere la categoria, vincere una partita, portarsi a certe situazioni. Forse deve crescere da quel punto di vista come maturazione, però le qualità sono enormi, le deve solo saper sfruttare e metterle però per la squadra. Cercare magari di fare meno colpi e giocare più semplice, questo sì. Però è un ragazzo che secondo me può crescere ulteriormente, può darci una grandissima mano, che entri prima, che giochi subito, non ci devono essere queste situazioni in questo momento qua. Dobbiamo sempre guardare a livello di gruppo, non a livello di singolo. Mister, buonasera. Io le volevo chiedere quanto può essere importante e preziosa questa vittoria, se lei anche dall'alto della sua esperienza ha percepito oggi al fischio finale qualcosa di diverso anche negli occhi dei ragazzi, insomma, magari è stata un po', diciamo, la fine di un incantesimo, perché il Pescara non vinceva da 2 mesi e mezzo. Eh sì, infatti sono molto contento per i ragazzi perché avevano bisogno di questa vittoria, soprattutto perché una squadra che io so 4 partite che sono qua, ma lavora benissimo in campo, non c'è nessuno che tira dentro, tutti lottano, tutti cercano di mettersi a disposizione, tutti hanno voglia di giocare, perciò io non posso che dir bene di questo gruppo qui, nella mia gestione. Vedo che c'è la consapevolezza che siamo in un momento di difficoltà, cioè difficile perché Pescara magari non era abituato a queste situazioni qua, però insieme dobbiamo tirarci fuori assolutamente e credo che sia la strada giusta questa di questo gruppo, di come si sta comportando. Un'altra cosa volevo chiederle, sabato prossimo praticamente quasi tutte le concorrenti hanno partite parecchio difficili, almeno sulla carta, nel senso scontri con le squadre che stanno lottando in alto, mai come questa volta a Terni conta non perdere. Non so se è d'accordo. Conta fare risultato, cioè noi dobbiamo sempre proseguire facendo risultati, perché poi anche il punto lo capitalizzi, nel senso noi adesso abbiamo vinto, abbiamo capitalizzato il punto di Palermo e quello che abbiamo fatto con il Bari. Se avversari pareggiavamo era già, cioè, avevamo fatto una grandissima cosa. Purtroppo anche lì la prestazione era stata buona, però abbiamo sbagliato sul gol lì, una situazione particolare. Però la squadra la prestazione l'aveva fatta anche lì. Sul piano del gioco, la squadra gioca, si vede che è propositiva, gioca. Dobbiamo stare un po' più attenti nella gestione della partita, quello sì. Quello di. No, quello solo. Se Ah, non non lo fossimo in questa so. situazione così delicata, direi che stiamo vedendo il miglior Pescara della stagione. Purtroppo con questa classifica un po' così. Siamo poi, vedete, negli ultimi 20 minuti siamo andati in ansia. È chiaro che poi cominci con gli errori, hai paura, cominci ad aver timore. Se questa squadra fosse libera mentalmente, secondo me,
ci darebbe tante soddisfazioni, però siamo lì e dobbiamo lottare. Mister, poco fa ha detto una cosa importante: questa squadra spesso va in ansia, come è capitato oggi. Ecco, lei che spiegazione si è dato? Cioè, una situazione di paura, una situazione insomma che una squadra che non è abituata comunque a lottare, che ne so, nell'arco della stagione comunque il Pescara ha avuto degli alti e bassi clamorosi. Credo che si è una squadra giovane anche la nostra, se tu analizzi la nostra, se guardi la nostra media età. Quindi lei crede che solo per una questione un po' di esperienza manca, nel senso che se tu guardi anche oggi i giocatori di più esperienza erano Coda e Brugman e Balzano, però gli altri sono tutti ragazzi giovani, insomma, che hanno spirito, che hanno voglia, e in questi momenti magari anche un po' di esperienza, un po' di personalità in più magari conta. Però diciamo che io oggi avevo timore che la squadra volesse tutto subito e magari qualche errore, invece abbiamo fatto bene, con calma abbiamo gestito bene la palla, abbiamo trovato dei varchi importanti cambiando spesso campo, dove loro soffrivano queste variazioni di campo sui terzini, sui cambi di campo, in modo di aprirli, e abbiamo fatto bene quello che dovevamo fare, perché i ragazzi, ho detto, lavorano benissimo durante la settimana e questo gli dà merito. Sono contento soprattutto per loro, per la vittoria, è molto importante aver vinto oggi, ma soprattutto per loro. Parlava di esperienza, no? Con i giocatori più esperti in campo, ecco, però domenica, sabato non ci sarà Coda, insomma, che è una difesa comunque già così in emergenza, piove sul bagnato, è banale dirlo, però è così, se parliamo comunque di esperienza, sì, soprattutto. Sì, no, ma andremo lì e lotteremo, perché siamo andati anche a Vercelli e la difesa fino a un certo momento aveva letto bene. Poi abbiamo commesso un errore, è evidente, questo sul secondo gol abbiamo commesso un errore, però possiamo migliorare, questa settimana lavoreremo ancora, un'altra settimana di lavoro in più per me è importante, cioè incomincio a intravedere, questa è la mia seconda, terza settimana, perché abbiamo giocato tre partite, perciò quando hai tempo anche di lavorare sui particolari, migliori. Ci vuole un po' di pazienza anche su quello, ma sono sicuro che quando andremo lì faremo una partita tosta, non molleremo niente. In questi 10 giorni si deciderà il futuro del Pescara, secondo lei? Cioè, in campo con la Ternana, no, poi si gioca il 1° maggio. Guarda, dopo 3 giorni. Io dico che dobbiamo metterci nella testa che dobbiamo lottare fino all'ultima partita, questo dobbiamo mettercelo nella testa, non pensare che ci tiriamo fuori subito perché siamo Pescara. Dobbiamo metterci nella testa che è una lotta fino all'ultima domenica. Cioè, per riassumere, la salvezza lei conta di festeggiarla eventualmente? Io devo mettermi nella testa, perché non voglio dopo remore psicologiche. Dobbiamo metterci nella testa che si deve lottare fino a Venezia, fino all'ultimo. Punto su punto, lottare e cercare di migliorare, questo sì. Falco già era in dubbio prima della partita, e abbiamo fatto una scelta perché avete visto, ho fatto scaldare sia lui che Capone, e ho detto se se la sentiva, perché ho detto se te la senti, e ho detto sì, provo, me la sento. È entrato in campo, ma tra primo e secondo tempo si era ancora faticato il muscolo che aveva, perciò io mi auguro che sia solo un affaticamento muscolare, ma che non sia, che non sia niente di grave. Cioè, più giocatori ho a disposizione, più contento sono. Buonasera mister, complimenti. Grazie. Le volevo chiedere, a livello psicologico, la squadra che ha trovato è la squadra dopo 3 settimane del suo lavoro, è cambiata? Glielo dico perché lei ha detto gli ultimi minuti siamo andati in affanno, comunque lo Spezia non ha mai tirato in porta dopo il secondo gol. Sì, è vero questo, però sei sempre... Se eravamo in affanno a livello di gioco, però alla fine non hanno mai tirato in porta, quindi a mio avviso in questo momento qua non ha mai tirato in porta, ma ha fatto 2 gol. Sì, prima, però dopo il secondo gol però non ha più tirato. Sì, cioè, sì, uno no, si aspettava un tiro da fuori area, un tiro da fuori area, però uno si aspettava quantomeno magari di prendere anche il quarto gol mentre a pareggiare, mentre comunque noi abbiamo chiuso bene in tutte le parti. Sì, sì, no, quello sì, però cioè, non dovevamo soffrire fino al 95esimo dopo una partita del genere, non si può. Non si può, però da merito. Dopo il secondo gol non si è bisogno. No, quello no. Questo siamo rimasti compatti, sì, quello è importante. Eravamo abituati, era un Pescara che si disuniva.
io ho notato questo, che la squadra non si è disunita. No, no, è rimasta compatta. È rimasta, sì, compatta. Sì. Sì, sì, no, è vero. Mister, ha parlato 5 minuti di follia del Pescara, ma lo Spezia per 60 minuti ha giocato molto male. Primi 60 minuti. Dateci un po', sì, no, un minimo di, sì, merito, no, certo, certo, anche a noi. Certo. Noi avevamo più fame probabilmente di vincere la partita. Noi siamo scesi in campo per vincerla e diamo merito ai ragazzi, e non solo del merito allo Spezia, perché sennò quando vinciamo una partita allora è del merito degli altri. Almeno gioiamo su una partita che abbiamo vinto e l'abbiamo fatta bene. Ecco.